E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, oggi abbiamo tra noi la 40esima e ultima uscita per la linea Star Wars The Black Series in edicola con Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera. E per concludere in bellezza questa collezione hanno scelto appunto una figure in scala 6 pollici, cioè il Sand Trooper. Eccolo qui ragazzi nella sua confezione davvero molto figa ed elegante di questo color nero. Qui vediamo appunto la finestra che mostra la figure, qui dice che è prodotta dalla Hasbro, numero 3 Sand Trooper, numero 3 naturalmente della numerazione americana, e qui sul retro non c'è molto da vedere tranne che questa piccola biografia qui in inglese, anche se volete leggerlo potete mettere in pausa adesso, ma non perderei altro tempo sulla confezione e andrei subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Ed ecco qui il nostro Sand Trooper fuori dalla confezione. Andiamo subito a misurare l'altezza, vi ho detto prima che è in scala 6 pollici, per la precisione siamo sui 6 pollici e mezzo, quindi sui 16 centimetri. Questa figura la potete trovare in edicola da oggi al prezzo di 19,90€. Allora andiamo subito a vedere gli accessori da cui è accompagnato, che non sono pochi. Abbiamo ben 3 armi da fuoco differenti. Abbiamo il classico blaster, eccolo qui in plastica nera, non c'è assolutamente alcun problema. Painting è quello solito che hanno in dotazione appunto gli Stormtrooper, eccolo qua ben fatto. Abbiamo quest'altro tipo di fucile, che credo sia un fucile da cecchino per la lunghezza della canna, anche questo ben realizzato. Qui vediamo che c'è un po' di painting argentato sulla parte finale della canna, anche questo comunque ben realizzato. E poi abbiamo quest'altro tipo di fucile che sembra quasi un lanciagranate. Questo qui, come vedete, ha molto più painting rispetto agli altri due. Vedete, la tracolla è dipinta di questo verdone, poi abbiamo anche il calcio dipinto di marrone, così come anche qui il manico. Poi abbiamo questa parte di dorato e quest'altra parte in grigio, c'è anche questo piccolo dettaglio qui sulla tracolla in dorato, e questo qui davvero molto molto ben realizzato, painting anche molto pulito. E infine abbiamo questo backpack, anche questo comunque ben realizzato, painting anche qui molto pulito, ed è dotato anche di questa tasca che poi andrà sulla parte anteriore del nostro Sand Trooper. Purtroppo però non vedo agganci vari per le armi su questo backpack, quindi non si possono inserire sul backpack. Sfortunatamente è una cosa invece che mi sarei aspettato. Comunque andiamo a vedere il nostro Sand Trooper più nel dettaglio. Cominciamo dal volto, ovvero il suo casco. Ovviamente non è rimovibile, non c'è assolutamente nessun viso all'interno. Guardate qua che figata questo sporco che hanno dato su tutta la figure, e in particolare qui sul casco, davvero molto molto ben riuscito come effetto. Vediamo anche che c'è questo painting di questo color verde acqua, anche questo molto molto pulito e preciso. Ci sono anche, vedete, questi segni di color rosso, anche vedete la griglia qui è dipinta molto bene, così come anche le parti argentate qui. Davvero un ottimo lavoro su questo casco, così come anche su tutto il resto della figure. Il painting, per quanto sporco che sia, è molto pulito e ben riuscito ragazzi. Non vedo, vedete, esagerazioni di sporco a parte qui, ma ci può stare in alcune parti. Anche vedete queste specie di pannellature rosse che hanno voluto dare, sono fatte comunque molto bene. Qui lo sporco è un attimino più accentuato e ci sta. Ovviamente tutto quello che c'è al di sotto è semplicemente il color bianco della plastica, e poi c'è anche del painting nero, anche questo comunque davvero ben realizzato. E qui possiamo vedere anche i dettagli dorati su questi bottoncini, diciamo, di queste tasche laterali. A mio parere hanno fatto davvero un gran lavoro su questa figure. Poi c'è questa spallina ovviamente che è mobile, è un pezzo separato. Anche qui il painting arancione molto vivo, davvero ben fatto. Il backpack ovviamente si può inserire tramite questo foro qui sulla schiena, eccoci qua. Ovviamente dà un bel po' di peso sulla parte posteriore, quindi il nostro Stormtrooper faticherà un attimo a stare in piedi, ma si può riuscire tranquillamente a farlo stare in piedi. Come vedete ha la mano destra con la classica presa da grilletto, diciamo, per impugnare appunto blaster o anche i vari fucili. Questo qui a quanto vedo si può mettere a tracolla in questo modo, anche se il backpack ostacola un attimo questo fatto. Credo si possa appendere almeno in questo modo, vedete, allo zaino. Questa non è male come cosa. Per quanto riguarda quest'altro fucile, l'unica soluzione che ho trovato, vedete, è incastrarlo in questo modo su questo pezzo che c'è nella parte inferiore. Devo dire che ci può anche stare come soluzione, e naturalmente si può anche posizionare nell'altra mano disponibile. Comunque, tolte un attimo tutte le armi di dosso al nostro Sand Trooper, andiamo a vedere le articolazioni, che sono molto buone. Devo dire, abbiamo la testa qui su sfera e può guardare molto bene verso l'alto, anche verso il basso, e può ruotare lateralmente, può muoversi anche in questo modo lateralmente, non è assolutamente ostacolata da questo pezzo. Poi abbiamo le braccia che possono aprirsi, purtroppo solo fino a qui. Questa è un po' una limitazione di questo Sand Trooper, di solito appunto entrano dentro, ma qui non ci si riesce affatto, anche
perché questo pezzo di spallina è un po' troppo grande. Poi abbiamo la rotazione del braccio in questo modo, rotazione qui al bicipite, piegamento doppio qui al gomito, davvero molto molto buona come articolazione nonostante ci sia l'armatura. E poi abbiamo il piegamento al polso e la rotazione. A mezzo busto abbiamo quest'ottima articolazione che può andare indietro fino qui, può andare anche in avanti fino qui e può muoversi lateralmente ruotando. Alla vita non c'è nulla perché c'è già qui la rotazione. Abbiamo il piegamento della gamba in avanti fino qui, comunque non male per una figura in armatura. Il piegamento all'indietro completamente bloccato invece da questo sculpt. Poi abbiamo la doppia articolazione al ginocchio, davvero incredibile, buon raggio e anche non troppo brutta da vedere. E poi abbiamo il piegamento del piede in giù, piegamento del piede in su e anche la rotazione laterale del piede in questo modo. Quindi ragazzi, è una figure molto molto ben posabile ed eccolo qui riarmato di tutto punto, e devo dire che fa davvero un figurone. Comunque ragazzi, fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questo Sand Trooper con un commento qui sotto. Vi avviso già che sicuramente i miei video su questa serie non finiranno qui, anche se la collezione è finita, perché magari farò un video diciamo riassuntivo o magari una top 5 delle migliori 5 action figure di questa serie. Fatemi sapere comunque se siete interessati ad una cosa del genere, sempre con un commento qui sotto. Lasciate come al solito il mi piace se questo video vi è piaciuto, e se volete aiutarmi o volete far vedere questa figura a qualcuno potete condividere questo video, lo apprezzerei davvero tantissimo. Se non siete iscritti al canale e volete seguire tutte le mie avventure collezionistiche c'è il tasto qui sotto, se invece siete già iscritti e non volete perdervi nessun video del mio canale c'è il tasto della campanella sempre qui sotto. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Aradal, Sand Trooper, e collezionate sempre!